È stato il Pontificio Collegio Teutonico all'interno della Città del Vaticano ad ospitare nei giorni scorsi la presentazione della campagna Grazie Dottore, thankyoudoctor.org, promossa dall'associazione no profit di medici Somos Community Care, che riunisce più di 2200 medici a New York per aiutare pazienti immigrati ed è sostenuta dalla Pontificia Accademia per la Vita, oltre che da altre organizzazioni mediche, infermieristiche, civiche e accademiche. Nel corso della conferenza è stata presentata la dichiarazione per la riscoperta del medico di famiglia, che intende ricordare ai governi, alle istituzioni pubbliche e ai sistemi sanitari la necessità di rimettere al centro la figura del medico di base. Si vuole recuperare una centralità del medico di famiglia, ha sottolineato Monsignor Renzo Pegoraro, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita, affermando che con l'addizione medico di famiglia si dà importanza al contesto in cui il paziente vive e in cui abitano le persone che gli sono accanto, insieme ai legami affettivi e sociali. Un contesto nel quale il medico possa essere il primo e fondamentale interlocutore per chi ha bisogno di cure. Un concetto ribadito anche da Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che ha sottolineato l'importanza di rimettere al centro dell'attenzione dei sistemi sanitari il rapporto medico-paziente e il riconoscimento del lavoro quotidiano di milioni di medici che si impegnano nella cura dei malati. Giusto, perciò, ha aggiunto, definire i medici buoni samaritani per il loro impegno nei confronti dell'umanità bisognosa di cura. E sull'importanza di un forte rapporto di fiducia tra medico di famiglia e paziente si è soffermato nel suo intervento anche il presidente della FNOMCEO, Filippo Anelli. Una campagna per rilanciare il ruolo del medico di medicina generale. Un grazie a Papa Francesco, a Monsignor Paglia e all'associazione Somos per aver voluto organizzare in Vaticano questa campagna e questo appello, un appello che riguarda soprattutto il modo di essere medici, un rapporto tra medico e cittadino che si instaura in maniera specifica proprio tra medici di famiglia e il suo assistito. Una campagna che vuole sottolineare il carattere olistico della relazione, la capacità cioè di interpretare i bisogni del paziente guardando nella sua dimensione più ampia, guardando al disagio anche quello sociale, guardando al disagio anche quello ambientale. Un medico di famiglia quindi che diventa simbolo dell'educazione, allo stesso tempo della prevenzione, ma anche quello che può in qualche maniera dare risposte ai cittadini utilizzando gli strumenti della tecnologia e utilizzando la medicina specialistica.